Ciao a tutti, bentornati. A distanza di pochi giorni sono tornata perché sono in astinenza da video, sento proprio la mancanza di girare video. È strano, ma è vero, nel senso che questi giorni ho proprio la voglia, mi sveglio quasi con la voglia di mettermi davanti alla telecamera, di girare video, anche perché è una cosa che sapete che mi piace fare, quindi è difficile anche riprendere, perché a distanza di tempi molto lunghi tra un video e l'altro è difficile la ripresa. Per non parlare dell'intro, che per me è un incubo tutte le volte, soprattutto a distanza di tempo, per me è un incubo, la parte peggiore, però poco male ci sono. Oggi voglio parlarvi dei prodotti che nell'ultimo periodo ho testato e che soprattutto vi consiglio, che per me sono stati i preferiti nell'ultimo periodo. Partendo dalla base, i prodotti che ho utilizzato negli ultimi mesi, quindi estate barra adesso autunno e anche poco prima dell'estate, per quanto riguarda la base sono questi due prodotti più utilizzati. Partiamo dal prodotto che ho utilizzato tantissimo quest'estate e sto parlando della BB Cream di Shiseido, in particolare la Perfect Hydrating Soin BB Cream, e ha un SPF anche 30. Mi è piaciuta tantissimo. Come sapete, io d'estate utilizzo soltanto prodotti minerali per quanto riguarda la base, quindi io accantono completamente il fondotinta e utilizzo prodotti minerali. Quest'anno ci ho voluto provare, ho dato la possibilità a un prodotto in crema e questo prodotto non mi ha delusa, perché l'ho trovato molto 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 leggero, allo stesso tempo molto coprente, non mi dava l'effetto di andare a lucidare troppo il viso, perché io di solito d'estate il problema che mi creano i fondotinta liquidi sono, oltre che alla pesantezza che non voglio niente sul viso, ma anche quell'effetto troppo lucido che poi è osceno e non mi piace. Questo prodotto fortunatamente, nonostante fosse una BB cream e mi aspettavo che un po' andasse a lucidarmi nelle zone un po' più critiche, quindi come la zona T, le guance, invece non l'ha fatto. Chiaramente io la cipria la utilizzo sempre, qualsiasi prodotto liquido io metta sul viso, che sia anche il prodotto più mattificante che ci sia, io comunque la cipria la utilizzo, ma non perché io abbia una crema, una pelle troppo grassa. Assolutamente la mia pelle è mista in base anche ai periodi, ci sono periodi in cui la mia pelle è molto grassa, altri periodi in cui la mia pelle è anche molto secca, quindi non è neanche per quello. Però io, per comodità, per una questione mia, perché mi vedo molto più ordinata mettendo la cipria, non so, una fissa mia, sono malata io, però la cipria va sempre messa per quanto mi riguarda, è uno step comunque obbligatorio. Tornando a lei, mi è piaciuta perché la consistenza l'ho trovata molto molto leggera. La cosa che mi è piaciuta è che comunque io d'estate ero abbastanza abbronzata, infatti ho preso un colore abbastanza scuro, il Dark Fons, e l'obiettivo per me era andare semplicemente ad uniformare l'incarnato, a coprire un po' di rossore in eccesso, e questa qui l'ha fatta in modo eccelso, mi è piaciuta davvero tanto tanto tanto. Il prodotto invece fondotinta che prima dell'estate e adesso ho ripreso ad utilizzare da ottobre più o meno è questo fondotinta di Devo della Palma. Lo amo, è della linea nudissimo, sì, il numero 244W, non ricordo il sottotono, dovrebbe essere il rosato come sottotono, perché io sono, non l'ho mai capito sinceramente, aiutatemi a capire qual è il mio sottotono, perché a volte penso sia il rosato, altre volte penso sia sul giallo, non lo so, non l'ho ancora capito. In ogni caso ogni volta provo lì e capisco qual è il fondotinta per me. Questo fondotinta mi piace da morire perché è leggerissimo, uniforma tantissimo, tiene il fondotinta resta sul viso per ore e ore, non lucida mai. Questo è uno dei pochi fondotinta secondo me che non lucida a distanza di tantissime ore. Io tipo tengo il fondotinta su anche 12 ore, se esco di casa alle 7 torno a casa alle 7 di sera, il fondotinta è lì fermo. Certo, chiaramente non torno a casa come quando esco la mattina, ci mancherebbe, è un po' più sfatto il mio viso, però la cosa che mi piace è che il fondotinta resta lì fermo, non mi crea l'effetto lucido, è leggero, non mi crea strato, quindi mi piace da morire. Infatti credo che l'obiettivo di questo fondotinta sia proprio questo, dare un effetto molto molto leggero e molto naturale, almeno io che ho provato, tipo faccio l'esempio tra lui e il Fenty Beauty dopo un po' di ore tende a lucidare, ma allo stesso tempo secca anche le zone più secche e comunque dopo un po' si vede, si sente sulla pelle. Questo qui io quasi non lo sento, è talmente leggero che penso di non avere nulla sul viso, quindi lo adoro davvero, è uno dei fondotinta
finta, fino ad oggi, tra tutti quelli che ho provato, tra i miei preferiti in assoluto. Potrei ricomprarlo, sapete che ho altri, cioè io voglio sempre provare prodotti nuovi, infatti ho una wishlist abbastanza lunga di fondotinta da provare, però questo qui lo ricomprerei perché, e ve lo straconsiglio nella maniera più assoluta, perché è davvero fantastico. Poi chiaramente dipende dalla pelle, io ho una pelle mista, quindi non so se per le pelli grasse o secche sia l'ideale, forse per le pelli secche un po' meno, troppo secche un po' meno, però almeno per la mia pelle è stato praticamente all'altezza delle aspettative, anzi ha superato le aspettative. Andando avanti, un altro prodotto che negli ultimi mesi mi ha accompagnato ovunque è stata lei, è la palette di Smashbox, che io ho amato follemente, che amo follemente, che vi consiglio. È una palette secondo me molto versatile, innanzitutto è la Cali Contour, penso di averla mostrata nel video degli acquisti di Douglas che ho fatto, o di Douglas, non lo so, io voglio dire Douglas, non mi correggete, non mi piace dire Douglas, mi è proprio antipatico come termine. Comunque questa palette la trovo stra comoda, da straversatile, oltre che per la comodità di portarla in viaggio, chiaramente io porto lei, mi ho un prurito qui sotto che non so spiegarvi, oltre che ad essere molto comoda, la trovo molto versatile e comoda, non porto nient'altro, io quando utilizzo questa palette non porto nient'altro, cioè per me bastano, perché basta lei, perché ci sono i vari, c'è la terra, c'è la terra per il contouring, il blush, gli illuminanti, questo non l'ho mai utilizzato, ma dovrebbe essere un highlighter, credo, se non ho capito male, però insomma al di là di questa cialda che non utilizzo quasi mai, le altre le utilizzo praticamente sempre. La trovo che sia la polvere molto sottile, strasfumabile, comodissima, i colori, poi il blush mi piace un sacco perché è di quel diciamo pescato che a me piace tanto, temo che possa finire a breve, spero di no, ma insomma vi ripeto, straconsigliata, stracomoda, spero si veda bene anche in video e ve la consiglio davvero. Altro prodotto sempre di Smashbox che ho terminato da poco e che mi dispiace da morire, lo voglio assolutamente ricomprare, è il correttore di Smashbox, in particolare lo Studio Skin Flawless 24 ore. Lo trovo fantastico, tra i correttori migliori che abbia provato, innanzitutto perché copre e piala da morire e soprattutto perché non mi ha mai dato quell'effetto di contorno occhi screpolato e con le linee orribile osceno mai, cosa che molti correttori fanno. Chiaramente dipende anche da quanto andate ad idratare il contorno occhi, io cerco di idratarlo il più possibile mettendoci contorno occhi su contorno occhi, ma al di là di questo penso che comunque di base il correttore sia molto 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 valido. Vi ho detto la colorazione, la mia è la light neutral ed è abbastanza chiaro, infatti io preferisco sempre, cioè ad esempio prima utilizzavo, oltre che, cioè la mia abitudine è utilizzare un correttore aranciato per andare a coprire le occhiaie, con questo correttore non lo faccio, cioè questo correttore mi basta lui, che comunque va soprattutto ad illuminare, mi basta lui per andare a coprire del tutto le occhiaie e darmi quell'effetto molto molto luminoso e comunque resta leggero e non mi crea quell'effetto del contorno occhi brutto, pieno di pieghette, ed è molto 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 valido. Provatelo perché è tra i correttori migliori che io abbia provato fino ad ora. Altro prodotto straconsigliato, penso di avervene già parlato e comunque resta tra i miei preferiti, è l'eyeliner di Nabla, il Serial Liner. Lo adoro perché oltre che ce l'ho da un sacco di tempo, mi piace perché a distanza di tempo, essendo comunque un eyeliner in penna, si sa che gli eyeliner in penna dopo un po' di tempo tendono ad essere meno neri, il colore è molto meno pieno rispetto all'inizio, invece questo qui ad oggi e tutt'oggi continua a darmi la stessa performance e lo stesso risultato che mi dava all'inizio. Un po' si è rovinata la punta perché sono passati diversi mesi che ce l'ho, ma l'effetto è sempre lo stesso, è strafacile, è facilissimo da utilizzare. Se non siete abituati ad utilizzare l'eyeliner, questo qui è il più semplice di tutti, quindi straconsigliato e stracomodo. Altro prodotto che sto utilizzando ultimamente e che è un acquisto abbastanza recente nell'ultimo mese più o meno è questo mascara di Dior, è in particolare il Dior Show Pump in Volume. Mi sta piacendo tantissimo, nonostante lo scovolino non sia tra i miei preferiti. Come sapete, se sapete, se non lo sapete ve lo dico, i miei scovolini preferiti sono quelli classici, non in feltro. Questo qui è in feltro, quindi ero un po' indecisa, però io ho già provato tanti altri mascara di Dior e sono secondo me tra i migliori in circolazione, soprattutto low cost, high cost.
tipo tra i mascara di Dior e quelli di Chanel, io preferisco nettamente i mascara di Dior. Mi piace un sacco perché mi pettina tantissimo le ciglia, me le allunga tanto e me le apre. La cosa che più mi piace di questo mascara è che me le apre e ho proprio l'effetto che piace a me, quindi effetto ventaglio, aperte e allungate. Chiaramente me le volumizza un sacco. Tra l'altro, la parte figa di questo mascara è che c'è una novità che non ho mai visto, nella parte bassa qui, in gomma, di gomma, silicone, andando a pushare questa parte qui, va a riempire lo scovolino di prodotto nel momento in cui magari il prodotto, lo scovolino, è, diciamo, c'è poco prodotto sullo scovolino, quindi andando a pushare si riempie lo scovolino di mascara, chiaramente a meno che non è finito, però è molto figa questa cosa, mi piace, è una novità, ma con la cosa che mi piace in assoluto è proprio l'effetto che mi dà, che è quello che piace a me, che io preferisco le mascara, quindi volume e ciglia pettinate, cioè non ciglia grumite, assolutamente, quindi ciglia pettinate, volumizzate e allungate, quindi per ad oggi lo sto amando. Altro prodotto di Dior che in realtà li ho comprati insieme in un pacchetto natalizio, ma che a me non ho anticipato perché essendo un acquirente, una cliente di fiducia, la profumeria mia di fiducia mi ha proposto questo pacchetto di Natale e mi hanno regalato anche in realtà nel pacchetto ho pagato al prezzo del mascara, anche incluso nel prezzo il rossetto, ed è il 999 di Dior, il famoso 999 di Dior, e mi piace tantissimo. È un rosa classico, neanche freddo, abbastanza caldo, non è effetto matte, è lucido, ma nonostante sia lucido resta comunque sulle labbra, anche se mangiate, chiaramente non è un matte, quindi dovete considerare che mangiando va un po' via, ma ha quell'effetto, diciamo, satinato, non proprio molto molto lucido, e mi piace un sacco. Poi il rosso è molto molto bello e molto 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 elegante. Altro prodotto che negli ultimi mesi ho adorato è l'olio di Nuxe, ed è il famoso olio prodigioso di Nuxe, che diciamo va bene per qualsiasi cosa, infatti è consigliato per i capelli, per il corpo, per il viso non l'ho mai utilizzato, io lo utilizzo prevalentemente per il corpo perché il profumo mi fa impazzire, e anche per i capelli, soprattutto quando li lavo sulle punte, che le mie punte sono sempre molto molto secche, ci vado a mettere due goccine di olio e i capelli sono molto 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 più idratati. Per quanto riguarda il corpo invece è stranutriente, molto molto idratante. Io soprattutto d'estate odio mettere le creme sul viso perché mi scoccia, perché perdo tempo, invece con l'olio basta uno spruzzo e cioè, l'applicazione è velocissima e super veloce, la cosa che io adoro, e la profumazione è meravigliosa, infatti non voglio che finisca, chiaramente c'è ancora un bel po' di prodotto all'interno, è fantastico, cioè, adesso non sto utilizzando il profumo perché utilizzo sempre lui, quindi lo sostituisco al profumo, perché essendo molto profumato puoi andarci a mettere pure il profumo, non lo faccio, mi basta lui perché profumo è molto molto buono, proprio quelle fragranze che piacciono a me, fresche e fiorate, quindi molto molto buono. Altro prodotto che sto utilizzando e che è quasi terminato è l'Olaplex numero 3. L'Olaplex numero 3 è una salvezza per i miei capelli. Lo utilizzo non sempre, allora io lo utilizzo come maschera e se riesco a volte una tantum lo applico come maschera e lo faccio stare tutta la notte, perché secondo me, oltre che a chiudermi le punte, io ad esempio ho il problema delle doppie punte, io taglio i capelli, dopo una settimana ho già le doppie punte che si vedono, quindi con l'Olaplex riesco a risolvere questo piccolo problema, perché l'obiettivo è proprio quello che di andare a ridurre le doppie punte, a chiuderle completamente e a diciamo ha un effetto anche riparatore sul capello. Io lo faccio gli impacchi come maschera normale, tipo prima del lavaggio ogni due settimane, tengo sulle lunghezze soprattutto, tipo maschera, capelli semi umidi, lo faccio stare circa un'ora sulle lunghezze. Quando ho tempo e quando ho necessità, quando vedo i capelli proprio nella maniera peggiore possibile, la notte ci applico come maschera da capelli semi umidi ma anche asciutti su tutte le lunghezze, tutta la notte il prodotto. Il giorno dopo li lavo, sono setosissimi, lucidissimi e le punte chiuse, quindi è fantastico. Io l'ho acquisto da Amazon, mi sta per terminare. In realtà i parrucchieri fanno il numero 1 e il numero 2, poi chiaramente il numero 3 si può fare anche in casa perché ho utilizzato come maschera.
E io ve lo straconsiglio, molto 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 valido. Altro prodotto che mi sta piacendo un sacco è questa matita che mi hanno regalato al compleanno della marca Essential, che è una marca che vende la mia estetista, è una marca professionale, è una matita occhi che in realtà non credevo che avrei mai utilizzato, ma è di questo colore, tipo questo viola vinaccia, molto molto bello. Devo dire che io lo utilizzo, praticamente lo sto utilizzando un sacco come eyeliner. Io non sono solita utilizzare eyeliner colorati, ma questo qui mi piace tantissimo, sia perché è davvero, cioè mi dura un sacco, ha l'effetto eyeliner, il colore mi piace tanto, non va via assolutamente, anche se adesso provassi a sfregare sopra, cioè, resta comunque, vabbè chiaramente un pochettino, però resta comunque sulla palpebra anche a distanza di ore, comunque la palpebra è una zona abbastanza facilmente oleosa dopo un po' di ore, invece lei assolutamente rimane lì e mi piace un sacco. Nulla, questi erano i prodotti più utilizzati degli ultimi mesi, come vi ho detto non sono tantissimi proprio perché non ho fatto grandi acquisti make up, però erano quelli che ci tenevo a mostrarvi, che vorrei consigliarvi e che vi consiglio. Io spero di vedervi presto, vi mando un bacio grande, alla prossima, ciao ciao!